Consigliere Corbetta, perché ha promosso la rinascita dell'intergruppo consiliare per la lotta contro il cancro? Perché è importante, perché dobbiamo ascoltare chi la malattia, chi il cancro l'ha vissuto o lo vive tutti i giorni. Dobbiamo ascoltare i medici, dobbiamo ascoltare le associazioni, in modo poi da raccogliere le loro istanze e attivarci tramite la giunta regionale, tramite anche modifiche legislative, per migliorare la loro vita, migliorare la presa in carico del paziente, migliorare e potenziare la prevenzione. Quindi io ringrazio i 22 consiglieri regionali di tutte le forze politiche che hanno scelto di aderire a questo intergruppo e ringrazio Anna Mancuso e Salute Donna che mi ha dato l'input e con cui collaboreremo insieme ad altre associazioni all'interno dell'intergruppo per avere tutte le istanze possibili dei pazienti e provare a migliorare la presa in carico dei pazienti in Regione Lombardia e i servizi offerti in campo sanitario.